love on a mountain top, under the stars on a big hard rock. Per 40 anni non è cambiato, perché ho avuto la fortuna di poter lavorare sempre in prima linea. Non c'è stato un poliziotto dietro la scrivania e un poliziotto operativo. E questo mi ha dato peraltro grande soddisfazione e grande stimolo. È evidente che adesso da senatore la situazione è totalmente cambiata. Ora sì che sto dietro una scrivania, ma è cambiata anche l'età, per cui non si può continuamente essere in prima linea, bisogna anche necessariamente saper adeguarsi al tempo che passa. Bande organizzate sono le bande locali a livello di città, a livello di regione. La criminalità organizzata e quella a livello nazionale è ormai purtroppo anche oltre i confini dell'Italia. Penso alle tre grandi organizzazioni criminali, mafia, 'ndrangheta e camorra. Beh, lì c'è un'organizzazione certamente superiore alle bande locali, ma c'è addirittura il tentativo di essere loro stessi Stato. Se è vero che dannatamente, devo dire, in certe zone la gente per cercare lavoro si rivolge più facilmente alle organizzazioni criminali piuttosto che a quelli che sono gli apparati statali. Se è vero che per avere sicurezza ci si rivolge a volte, purtroppo e dannatamente, a organizzazioni criminali piuttosto che agli organi dello Stato. Bande criminali, ripeto, sono pericolose, ma rientrano in un quadro di settore. Organizzazioni criminali sono tutt'altra cosa. Più che il crimine, io direi il criminale. Talvolta diventa un mito, ma questo non è un fatto di oggi, è un fatto che attiene alla banda della Magliana, attiene alla banda Vallanzasca, attiene, ma riguarda prevalentemente, attiene al bandito Mesina, attiene al bandito Giuliano, possiamo andare indietro negli anni quanto vogliamo, ma attiene più alla persona, ripeto, che alla banda. Come fa una donna a farsi prendere dal bello Renato Vallanzasca? Io francamente da uomo non lo riesco a capire, però le posso confermare che donne anche di molto fascino hanno perso la testa in un certo momento per il bandito Renato Vallanzasca. Sono fenomeni che attengono più alla psicologia, sociologia, psichiatria, direi io, che ha le idee che può avere un poliziotto. Dietro un criminale c'è un uomo, ma questo non significa che poi una donna debba pensare all'uomo e non agli omicidi che quest'uomo ha fatto, alla spietatezza con cui, faccio ancora l'esempio di Renato Vallanzasca, i cui omicidi tutti conoscono ormai perché è diventata storia criminale. Ecco, io mi sono sempre chiesto come abbia fatto per esempio una donna molto bella, di cui ovviamente non faccio il nome, e del quale per la verità anche questo poliziotto guardava con attenzione, alla quale anche questo poliziotto che le parla, ma come possa aver fatto questa donna di cultura, bella, a innamorarsi di uno che stava dietro le sbarre? Ecco, francamente io non saprei dare una risposta. Questo è importante perché avere la stima della controparte
è sempre, vuol dire che si è lavorato con onestà, con moralità. Non ho mai permesso che si sparasse un colpo dai miei uomini o da me stesso inavvertitamente o imprudentemente o per raggiungere la prima pagina dei giornali. Non ho mai pensato di dover dare uno schiaffo a un criminale, non ho mai pensato che si potesse incastrare una persona mettendogli magari una busta di cocaina. E questo la malavita lo apprezza sempre. Ora io mi posso permettere di dire tante cose, alcune delle quali sono state anche fraintesi dai parenti delle vittime, quando io affermai che quel criminale di Vallanzasca, e la parola criminale viene prima di tutto, era anche un uomo coraggioso. Questo significa che era il primo ad entrare nei luoghi dove si doveva rapinare, che era il primo a offrire il suo corpo a un eventuale conflitto a fuoco. Si può essere criminali e coraggiosi, l'una cosa non esclude l'altra. Devo rilevare che Vallanzasca, grazie all'attività di polizia, carabinieri, è stato arrestato tanti e tanti anni fa. Credo che sia uno dei pochi in Italia che abbia fatto circa 30-35 anni di carcere. 35 anni di carcere cambiano la vita di una persona, come è immaginabile. 35 anni fa la televisione mi pare che era ancora in bianco e nero, non esisteva internet, è cambiato il mondo in 35-36 anni. Vallanzasca, uscendo, non potrebbe più fare la sua attività criminale, svolgerla, perché diventerebbe un peso per la malavita, un peso, e se ne libererebbe per primo la malavita, io ne sono convinto. Ecco perché, considerando che il carcere, molti lo dimenticano, ha una funzione rieducativa, certo queste carceri tutto hanno meno che una funzione rieducativa, perché oggi ci sono in Italia oltre 65.000 detenuti e le carceri italiane ne potrebbero contenere 45.000, quale funzione rieducativa? Ma quando dopo 35 e più anni di carcere, moltissimi dei quali di carcere duro, si avvia a un lavoro, una persona che ormai ha un'età, che non può essere più una difficoltà sotto il punto di vista criminale per la società, si avvia al lavoro, ma considerando che poi la sera, se non erro, ritorna in carcere, io ho visto questa cosa positivamente, non tanto per Vallanzasca, quanto per l'esempio che deve dare uno Stato. Io ti faccio scontare una pena dura, lunga, severa, poi però ti metto anche in condizioni di rivivere. Lo Stato deve essere anche attento a certi aspetti psicologici. La mamma di Vallanzasca aveva 90 anni e non aveva più la capacità di andare a trovarlo nei carceri lontani da Milano, dove la mamma appunto abitava. Io mi mossi, peraltro con poco successo, per avvicinare Vallanzasca a Milano, ma certamente non lo facevo per lui, ma lo facevo perché una mamma è sempre una mamma, anche se di un criminale.